Allora, io sono molto contento, ma al di là del risultato, chiaramente, perché soprattutto il primo tempo io sono entrato negli spogliatoi e ho detto ai ragazzi se si rendevano conto di quello che stavano facendo. Mi hanno guardato male perché pensavano che gli volessi dire qualcosa di strano e invece poi quando gli ho detto che stavano facendo tutto bene si sono un po' rilassati. Perché mi sembrava, dopo un primo tempo così, non potevamo pareggiare una partita, tantomeno perderla, perché abbiamo pareggiato a 5-10, adesso il minuto più o meno, non me lo ricordo. E poi dopo il secondo tempo invece abbiamo fatto meno bene del primo, ma giocare tutta la partita su quei livelli non me l'aspettavo neanche io. Però alla fine credo che sia una vittoria molto meritata per quello che si è visto in campo. Quindi sono estremamente soddisfatto considerando che secondo me la Pro Vercelli è una squadra forte, una squadra che metterà in difficoltà chiunque, secondo me. E questo avvalora ancora di più la prestazione del Novara. Ma preso quello che prende gol a fare, cosa pensate? Pensato che era il primo tiro che ci faceva, quello sì. E noi eravamo già stati molto pericolosi, già prima. Però purtroppo il calcio è questo. E nonostante questo è stata una mazzata, secondo me, che avrebbe steso anche un elefante. Invece poi i ragazzi hanno continuato a fare le cose che avevamo preparato e adesso stanno diventando anche consapevoli della loro bravura e questo è un bel segnale. Bisogna rimanere molto umili, con un grande profilo basso, però poi bisogna anche riconoscere che le cose le stanno facendo molto molto bene. In mezzo al campo, nel primo tempo, quando lo sono messo non c'è stata nulla. Ma in mezzo al campo, di Cioè, dietro, livello di davanti, gioco io veramente. credo che il primo tempo io mi sono divertito, devo essere sincero, mi sono divertito. E mi è capitato poco nella mia carriera di vedere dei primi tempi così, quindi io sono molto contento. Poi sappiamo che c'è da lavorare ancora molto, la strada è molto lunga, siamo appena all'inizio, però iniziano a esserci degli indizi che fanno delle prove. Peccato solo per questa espulsione alla fine, un po'. Secondo me, tra l'altro, un pochino forzata, perché anche parlando col ragazzo ha preso la palla, il rumore io l'avevo sentito, la palla poi si è scontrata contro Comi. Peccato, però poi l'arbitro ha visto così e avrà avuto le sue ragioni. Avete fatto felice una tifoseria che era 7 anni che aspettava Ma questo risultato. allora, noi prima di tutto ci siamo fatti felici per conto nostro, perché i ragazzi se lo meritavano. È chiaro che poi sapevamo che era una partita delicata per i tifosi, no? E anzi, io li devo solo che ringraziare, perché essere così molti fuori casa io non mi ricordo. Forse quando giocavo anni fa, quando vincevo i campionati in Serie B. Quindi, cosa dire, bisogna solo ringraziarvi perché tra l'altro il tempo era anche brutto, invece anche quando siamo andati sotto erano lì che tifavano e io credo che questo deve essere l'atteggiamento giusto di tutti, dei tifosi e dei ragazzi che poi anche grazie ai tifosi hanno avuto una reazione incredibile dopo l'1-0.